Salve a tutti, ben ritrovati presso la Kublai Libri, Cibi, Incontri. Siamo in compagnia dello scrittore Riccardo Filograsso, che questa sera presenterà il suo primo romanzo, Il buio nell'oscurità, della Florestano Edizioni. Com'è nata l'idea di scrivere un romanzo tutto incentrato sull'anaffettività nelle relazioni familiari? Grazie Elenia. È un tema che mi ha sempre affascinato. Sono in contatto ovviamente con alcune persone, ma è soprattutto culturalmente che il problema mi tocca. Lo sento particolarmente. Lo sento perché mi piace anche osservare. Osservo quello che può accadere e lo ipotizzo, lo osservo e l'ho scritto, quello che può accadere in una famiglia dove i bambini crescono in un ambiente insano, malsano per via dell'assenza di amore e soprattutto il fatto che questi bambini non riconoscono questa assenza di affetto, di amore, se non quando nell'età adulta, comunque adolescenziale, cominciano a relazionarsi più seriamente, in maniera un po' più adulta e vedono gli altri, vedono l'affetto che altri genitori, altre madri soprattutto, riversano sui loro amici, sui loro coetanei. Allora cominciano ad avere percezione di ciò che gli manca e questo comincia a essere devastante, perché poi comunque avrà dei riflessi importantissimi nella loro vita adulta. Anche loro saranno genitori, e che genitori saranno? I figli anaffettivi. Infatti i protagonisti della storia, in particolare il protagonista, sì, Vittorio, il bambino insieme alla sorellina Chiara, da grandi accuseranno molto i danni di questa anaffettività. Certo. Ecco, come è riuscito a calarsi nei sentimenti di questi bambini e anche della madre, e quindi calarsi nel ruolo femminile della mamma? Impegnativo ma estremamente affascinante. Ho voluto scandagliare fino in fondo, grazie alle letture, ma grazie soprattutto all'esperienza, all'osservazione, perché sono un buon osservatore, poi devo dire sono anche facilitato dalla mia professione. Sono un informatore farmaceutico, lavoro da molti anni anche in psichiatria e comunque sono a contatto con situazioni anche di disagio. E quando sono sul lavoro, spesso e volentieri nei reparti di psichiatria, io ascolto. Il paziente psichiatrico spesso ha un disperato bisogno di comunicare, vuole essere ascoltato, vuole che qualcuno lo ascolti e col sorriso, ascoltando anche discorsi strampalati a volte, però si colgono delle essenze che fanno a volte rabbrividire e sono brandelli di storie, brandelli di sensazioni, frammenti di vita raccolti qua e là e poi la mia elaborazione letteraria naturalmente, ma che deriva da una profonda riflessione su di sé e su come potrei sentirmi io al posto di quel bambino. Naturalmente è un personificare il personaggio, il calarsi completamente nelle sue sensazioni, nel suo essere, nelle sue gioie, nei suoi dolori, nelle sue aspirazioni, in ciò che ha e in ciò che gli manca. Hai deciso, Riccardo, di collocare il romanzo negli anni 60, sì. Culla di rivoluzioni. Sì, infatti c'è anche il momento topico di questa vicenda, che è a cavallo del 68-69. È un qualcosa che accade in questa famiglia e che crea un prima nettamente separato da un dopo, anche fisicamente nel libro, perché segna un po' lo spartiacque fra una prima e una seconda parte, fra una vita d'infanzia e una vita adulta successiva. E questo, certo, è un po' il paradigma di quello che è accaduto in quegli anni, quando quest'ansia così di rinnovamento culturale, sociale, politico, sfociata poi talvolta o spesso in situazioni drammatiche, ha travolto tutti gli schemi precedenti, ha travolto i riferimenti e per qualcuno è stato un toccasana, perché ha permesso di ricostruire in positivo. Tanti altri sono rimasti spiazzati, senza un riferimento, senza nulla a cui aggrapparsi del passato e senza un futuro ancora certo a cui poter tendere. Il romanzo Il buio nell'oscurità regala speranza al suo lettore? Certo, la regala attraverso una costante, implacabile, vorrei dire, ricerca dell'amore.
Riccardo, tu sei poliedrico perché ti occupi appunto del settore farmaceutico, sei un fotografo, adori leggere, hai letto tantissimo, anzi per te non leggere è un qualcosa di inspiegabile. Non è concepibile. E ti occupi anche di musica, ma come ti è scattata ecco, la scintilla della scrittura e come sei venuto in contatto con la casa editrice? Io scrivo da sempre in realtà. Questa è stata la prima scrittura, se vogliamo, organica e importante perché nella forma di romanzo ho sempre scritto molti racconti, anche qualche poesia senza alcuna pretesa. E ho avuto con altre persone, fino a 2 anni fa, anche una libreria indipendente per concretizzare alcuni progetti che preesistevano in un circolo letterario che avevamo e che per ovvie ragioni economiche non riuscivamo a concretizzare. Volevamo che con gli introiti della libreria si riuscissero a fare tutte queste attività che siamo riusciti a fare, ma poi ahimè le dure leggi del mercato ci hanno imposto di non poter più continuare, e quindi all'interno della libreria ho ancora di più certamente coltivato questo desiderio. Ho conosciuto molti scrittori, molti editori, fra cui Roberta Magarelli, il mio attuale editore, che non ha esitato a contattare non appena il manoscritto è stato pronto, e lei l'ha accettato immediatamente. Sì, è il tuo primo romanzo, la soddisfazione di vederlo pubblicato e se ci sono dei nuovi progetti. Sì, Lenia, la soddisfazione è grandissima naturalmente e credetemi, non è per stimolare l'ego. Mi sento bene, vedo il mio libro qui, vedo le persone che vengono alle presentazioni, certo fa un immenso piacere, ma è l'idea che qualcuno possa trovare, come ho detto, come ho scritto molte volte, un pezzetto di sé leggendo questo libro. Questo è la cosa che mi piace di più, mi rincuora di più. Progetti, sì, ne ho. Sono nell'imminenza di una mostra fotografica dedicata alla musica, si chiama Immagina la musica. E poi sto già pensando ad altro, ad un secondo libro, ad un secondo romanzo di cui ho in nuce la trama e anche un monologo teatrale. Grazie Riccardo Filograsso. Grazie a te. Moderatrice della serata Cinzia Del Corral, sì. L'emozione di presentare Riccardo Filograsso, che è anche il tuo caro amico. È un caro amico ed è un'emozione vera, perché è un libro che ho visto nascere nella testa di Riccardo, l'ho visto crescere, l'ho già presentato ed è stato oltremodo emozionante. Mi sono realmente commossa durante una lettura, perché è un libro in cui si entra, è come una ragnatela, ti imbriglia e ti prende, soprattutto perché con il tipo di scrittura che Riccardo utilizza, lui ci porta nel libro, tutti i flussi di coscienza ci prendono per mano, e parlo da lettrice, e ci portano nelle nostre intimità. È un libro che consiglio di leggere, per certi versi sconvolgente, per altri molto bello, simpatico, completo. La parte che ti è rimasta più del cuore, l'estratto del romanzo? La sensibilità degli uomini, perché per quanto affronti e denunci, anni 60, lo dicevi tu prima, il ruolo della donna marginale in una famiglia pseudo-tradizionale, la sensibilità degli uomini viene sottolineata da Riccardo, viene non amplificata, viene sottolineata, ed è bella, è preziosa, perché sì, ci sono uomini maschi che sono violenti, che sono indifferenti, ma ce ne sono tantissimi che sono sensibili, teneri, sono normali, ecco. Non c'è soltanto Cinzia Del Corral ad accompagnare Riccardo, sì, ma c'è Roberta Magarelli, quindi la sua editrice, Edizioni Florestano. Roberta ha creduto nel progetto di Riccardo e è una pioniera in tal senso, anche perché
il libro farà parte di una collana, fa parte di una collana, come poi Roberta dirà, e poi ti dirò un'altra chicca, un'anteprima. Ecco, le edizioni Florestano si occupano solitamente di musica. Prevalentemente sì, Florestano è un personaggio musicale, tutta la casa editrice è stata fondata proprio sul concetto della musica, della bellezza della musica, ma Florestano era anche un editore, in realtà era un uomo di cultura a 360 gradi e quindi io ho voluto abbracciare proprio il suo progetto culturale dell'Ottocento e portarlo ai giorni nostri. Assolutamente il libro di Riccardo per me è una sfida doppia, perché non è solo il libro nuovo che io come editore devo pubblicizzare, devo promuovere perché ci credo, ma è un libro che si discosta dall'argomento musicale, anche se in effetti una via di salvezza del protagonista è proprio la musica. Quindi sotto certi aspetti questo sottile filo che conduce proprio al nome di Florestano c'è, in realtà c'è, me l'ha fatto notare proprio Riccardo. Però in realtà il libro fa parte della collana Echi di Storie, quindi dove la musica è forse una forma marginale. Però io ho letto il libro di Riccardo assolutamente per intero fino alla fine e ho deciso che io dovevo pubblicare questo libro perché ritengo che sia un libro di un'importanza incredibile ai giorni nostri, è un argomento assolutamente importante ai giorni nostri e soprattutto è l'unico libro che si propone in questi termini. Siamo pieni di libri dove si parla del femminicidio, dove la donna vittima racconta la sua storia. Bene, qui la racconta un bambino, che diventa un uomo, che ha visto la violenza nei confronti della propria mamma. Come cresce un bambino che vede la violenza nella casa, alla sua mamma, vede la mamma reagire come nessuna donna dovrebbe reagire mai nel momento in cui diventa madre? Questa è una domanda secondo me importantissima, e come ha descritto Riccardo la crescita di questo bambino fino all'epilogo finale è qualcosa di straordinario. E ritengo che siamo di fronte a uno scrittore di cui assolutamente sì. Allora, quest'anteprima per la nostra TV. Sì, con piacere, perché è davvero un'anteprima. Florestano Edizioni è partner di BIBART, Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Bari Città Metropolitana, di cui io sono rappresentante, perché Federico Secondo Eventi, associazione di cui io sono parte, la organizza con la Vallisa Onlus, e c'è anche la parte letteraria in questa seconda edizione di BIBART che è sponsorizzata dalla Florestano Edizioni. Praticamente ci sarà un concorso letterario e i primi tre vincitori dei primi tre posti verranno pubblicati. Noi Florestano Edizioni pubblicheremo i racconti e cominceremo a far conoscere di nuovi scrittori che parteciperanno a questo concorso. Credo che sia una cosa molto interessante, perché comunque ancora una volta le arti si uniscono, cioè l'incontro con Cinzia è stato eccezionale, perché lei parla di arte, di quadri, di pittura, io parlo di musica, che era ovvio che andava a finire, che ci mettevamo insieme. Che meraviglia, grazie. A Federico Secondo Eventi ha regalato bellissimi momenti come città e come diocesi. Ancora ringrazio Monsignor Cornacchia e Don Ciro Fanelli, oggi dovrei dire Monsignor Fanelli, sì, ma nei nostri cuori è Don Ciro Fanelli, come Don Gino Tommasone, Sua Eccellenza il vostro Vescovo, come la diocesi nella zona di Troia, di Orsara, ecco sì, mi avete proprio catturata. Grazie a entrambe per la disponibilità. Grazie.